Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Buonasera!
Buonasera Alessia Chelucci, buonasera dottor Bianchini. Hai diventato dottore? Dottore dottor in chitarra. Si può diventare dottore in chitarra? Certo che sì. E comunque sia, se non ti ha mai dato nessuno la laurea, te la do io. Ma va cassolo che hai fatto. Ciao Chelucci, grazie per questi cori meravigliosi in questa canzone. Grazie. Secondo me anche Riccardo Fogli, che di sicuro ci sta ascoltando, è lì che contatterà presto. Sì, certo. sono sicuro. Anch'io. Buonasera amici a casa. Scusate, vi ho lasciato per ultima. Prima ho voluto salutare la mia compagna artistica di questa sera. Comunque buonasera, vi diamo i numeri 011 0601 741 per le vostre telefonate qui in diretta, 348 80 40 254 per i vostri SMS. Messaggi, potete richiedere qualsiasi cosa, qualsiasi canzone. Poi magari non la facciamo perché non la sappiamo, ma la mettiamo in programma e la impariamo, perché in questo anno di Casa Peiretti il mio bagaglio culturale per quanto riguarda le canzoni si è proprio esponenzialmente triplicato. Non esageriamo, raddoppiato. Perché già prima ne sapevamo tante, però adesso ne sappiamo qualcuna in più. 011 0601 741, iniziamo alla grande, iniziamo con una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao Enrico. Buonasera e benvenuta, chi sei e da dove? Sono sempre Pina da Alba. Sempre Pina da Alba, io sono sempre Luciano, Enrico da Luserna. Signorina. Grazie. Alessia. Un saluto carissimo al centralinista, perché è molto gentile quando risponde al telefono, veramente un signore. Bravi ragazzi, bravo a Ciro, si chiama Ciro. Ma siete tutti fichissimi stasera, ragazzi, che stai facendo. Ma come mai così belli? È venerdì, dopo è venerdì. Usciamo, domani andiamo, dove sei Enrico? Domani mangiare sera, gelato qui davanti. Vederti. Domani sera, se vuoi venirmi a vedere, vieni a casa, sono a casa, qui devi suonare con Luserna. No, a casa no, voglio venire a vedere un concerto. Arriveranno. Avevamo un po' di date ad agosto, ma con questa cosa del Green Pass sono saltate, le Proloco hanno ancora un po' di paura, soprattutto a chiedere documenti. Speriamo che... Io vi abbraccio forte, speriamo, vi auguro un buon sabato e una buona domenica. E se mi fai sentire grazie, Dalla, 4 marzo 43, ti voglio bene. L'abbiamo già fatta troppo di recente, ce n'è altre di Dalla che mettiamo in programma. No, allora grazie cara, un abbraccio fortissimo. Va bene, vediamo di farlo. Se non riusciamo questa sera, di sicuro la prossima settimana. Un abbraccio fortissimo, buona serata, buon divertimento. Per me queste ore sono così lunghe, aspettarvi la sera, che non vi dico. Un abbraccio a tutte e tre, ragazzi. Vi ricordo, e soprattutto un salutissimo, carissimo centralinista. Grazie Pina, ciao. Siete ricordo cari che siete per belli. Chi volesse... Non si può più stare queste ore senza di voi. Grazie. Basta complimenti, altrimenti già la Chelucci dice che me la tiro, se no poi così salgo. Vero. No, non riuscite più a portarmi ogni giù. Tanto... Vero cosa? Era una battuta giù. La mia, era una battuta. La mia no. Però voglio dire una cosa ai nostri amici a casa, che tutte le puntate di Casa Peiretti sono su YouTube, quindi magari mentre siete a casa, mentre passate aspirapolvere, mentre lavate i vetri, mettete il telefonino magari collegato con una cassa, andate su YouTube, digitate Casa Peiretti Rete 7 e lì avete tutte le puntate. Quindi il nostro Giuliano Falco tutte le sere lavora proprio per mettere il giorno dopo ancora la puntata in linea, nel web, come si dice, nell'etere. Grazie Giuliano. Adesso, a proposito di grandi richieste, devo iniziare questa puntata con questa frase. Al primo fiore del mio giardino. Cara Marzia, auguri da tutta la tua famiglia. Ogni giorno racconto la favola mia,
La racconto ogni giorno chiunque tu sia e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di una bimba che gioca agli eroi. Queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quella donna che viene a cercare l'oblio, la poesia di cui vendo, di cui sono il dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo di una strada che è la stessa che tu fai. E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Batte il cuore di ogni giorno, è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto perché tu sia. Tu sia il re di una notte di magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta al tuo cielo, ecco qua, ed inventa te stessa la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è, tu sorridi, tu canti, tu piangi con me, forse torni bambina e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie e le amarezze di problemi suoi. E mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. Batte il cuore di ogni giorno, è un'esperienza in più. La mia vita è nella stessa direzione tu. E mi vesto da re perché tu sia. Dietro questa maschera lo sai ci sono io, quel che cerco, quel che voglio lo sa solo Dio, ed ogni volta nascerò, ed ogni volta morirò, per questa favola che buon compleanno. E se anche voi volete festeggiare il vostro compleanno in un modo così, così dolce, diverso, così simpatico, così diverso, mandateci un messaggio, magari anche al pomeriggio, tramite i social, oppure il 348 80 40 254, altrimenti organizzate la vostra mini festa con la 011 0601 741. A proposito di messaggi, il nostro Fabrizio in regia, che sta lavorando per noi questa sera, al quale facciamo un applauso e auguriamo buon lavoro,
mi ha scritto adesso che ce ne è già arrivati, ce ne sono arrivati tanti, quindi adesso andiamo a leggerli, vai Fabrizio, vai, 348 80 40 254, questo è il risultato. Buonasera Casa Peiretti, siete meravigliosi, come può essere la brezza del mare, sempre il top del top, Dani. Wow, oh, grazie Dani, bellissima. Poi questa frase lo dice uno che ama il mare come me, quindi paragonarmi a quell'ebbrezza, wow. La settimana è finita, finalmente cominciano le vacanze, un abbraccio da Alfonsina e Germano. Divertitevi, sì, ragazzi, divertitevi, buone vacanze. Bravissimi, la nostra amica Moki. Ciao Moki, buona serata, buon divertimento. Buon inizio di canzoni, ciao da Elena. Grazie Elena, grazie, buon inizio di serata anche a te. Enrico, Luciano e Alessia, siete fantasticamente bravissimi. Un grande saluto da Daniela, grazie. Dani. Grazie Dani, grazie. Ciao Enrico, ieri sera ho perso il carrozzone, ma stasera ben sintonizzata sulle T7. Un abbraccio a tutti voi, Betta. Hai perso il carrozzone e cerchiamo di ritrovarlo, dai, la facciamo a breve. Ciao Betta, buona serata, grazie. Ciao Enrico Peiretti, Casa Peiretti, ciao Alessia Chelucci, ciao maestro Luciano Bianchini, siete meravigliosi e stupendi, complimenti a tutti. Buon weekend, Antonio Primiceri di Rivalta di Torino. Ciao amico nostro, grazie, salutiamo tutta Rivalta. Ciao. A Enrico, Alessia, il grande Luciano, ascoltarvi per me è sempre un piacere, con le canzoni che cantate mi rallegrate la serata, siete super bravi, da Biantoni. Grazie. Ciao Biantoni, ha messo anche gli applausi, vedi, gli applausi. Buon weekend anche a te Biantoni. Siete bravissimi Luciano, Alessia ed Enrico, vi seguo sempre con grande piacere, ciao Pina. Grazie Pina. E questo ci lusinga Pina, grazie, grande inizio puntata, viva Casa Peiretti, bravissimi. Grazie Anna Maria, un abbraccio fortissimo, grazie. Ciao. grazie. Adesso la sentite già in sottofondo, come sottofondo musicale per quanto riguarda i messaggi. Non mi resta altro che alzare un po' i dB, i decibel della base, mettere l'eco al microfono del professor Bianchini e farvi sentire una vostra richiesta, per di più, dalla pelle al cuore. Vai Luciano! Il sesso fa partire, l'amore fa tornare da te, e dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. Da 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 da. So che mi perdonerai. Mi devi perdonare, so che tu ce la farai, e dalla pelle al cuore che devo ritornare, senza più parole, senza farti male, e dalla pelle al cuore, e tu lo capirai, solo da uno sguardo tu lo scoprirai. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Venditi dalla pelle al cuore. Da 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 da. Non cerco comprensione e lacrime che tu non hai, è stata un'emozione che mi ha rubato l'anima, dolcissimo mio amore, e non mi ha fatto vivere. Si apre il tuo portone e adesso sei davanti a me, e dalla pelle al cuore che devo ritornare,
senza più parole, senza farti male, e dalla pelle al cuore, e tu lo capirai, solo da uno sguardo tu lo scoprirai, mi perdonerai, mi perdonerai, mi devi perdonare, sai. E abbiamo un amico o amica in linea subito prima della pubblicità, perché sono già un po' in ritardo, telefonata brevissima, 011 06 01 741, è pronto? 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 Vediamo un po' chi c'è. Oh, ci siamo, buonasera, chi sei, da dove? Ciao Enrico, io telefono dalla Toscana, sono Patrizia. Ti seguiamo comunque, Marco, se siamo in Piemonte o se siamo in Toscana. Volevamo ringraziarti per gli auguri che hai fatto a nostra figlia Marzia. È un vero piacere vedervi sempre e vedere come vi impegnate per tutti noi. Pronto? Forse è andata giù la linea. Grazie. Sì, no, c'è ancora. Ciao Patrizia, è andata, abbiamo perso un po' la comunicazione, però sì, mi piaceva sì. molto allora, ciò che stavi dicendo. Allora, io volevo ringraziare quindi... tantissimo. Ti telefono dalla Toscana, sono Patrizia. Sì. Ciao Patrizia, benvenuta, benvenuta a Luserna. Grazie di cuore, grazie davvero, grazie. A nome di tutta casa grazie. Peiretti ti ringraziamo. Perché anche prima un po' di parole le abbiamo già sentite e sono di grande stima nei nostri confronti e questo ci lusinga. Grazie, grazie, grazie. È caduta la linea? Pronto? Ma pronto? Abbiamo capito benissimo, capisco un po' le difficoltà. Patrizia, io ti saluto, devo mandare la pubblicità in qualche modo, la regia, vedremo di ricontattarti per farti parlare un po' di più, ma io adesso devo mandare per forza questi 3 minuti di pubblicità. Fabrizio, vai pure, pubblicità. Poi noi torniamo qui e con dei brani stasera. Pubblicità. Bentornati, bentornati in casa Peiretti, perché questo... inizia questo secondo tempo con un amico in linea, però stavo pensando una cosa, comunque Casa Peiretti è la più bella trasmissione che ha Rete 7 che va in onda dalle 20 alle 21. Ma va, pensa, sì, esatto, pensa. Secondo me, mi sta proprio in quell'orario lì, è la più bella. Sì, certo. Sì, pronto? Sì. Pronto? Pronto, parlo con Luciano. Buonasera e benvenuto. Ciao Luciano, sono Giovanni della provincia Eccolo di Brescia. Qui, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Dimmi. Ascolta Giovanni, ti volevo fare innanzitutto i complimenti a te, al chitarrista che è favoloso e alla signorina che è al tuo fianco. Siete fortissimi, veramente. Siete apprezzati. Grazie. Anche qui nel Bresciano. Luciano è il chitarrista. Sì, sì. Bene. Ascolta Luciano, ti volevo chiedere un favore, se puoi, sempre se puoi. Mi piacerebbe sentire la canzone, sì. La nostra favola, se puoi, o altrimenti una dei nomadi. Dei nomadi va mi bene, piacerebbe va bene, molto sentirla così. Cantata da te, mercanti e servi. Va bene, la mettiamo in programma. La nostra favola, se riusciamo, la facciamo già nel terzo tempo in questo venerdì sera. Resta okay. Sempre sintonizzato, va bene? Sì, grazie, ma scusami, un abbraccio fortissimo. Non ho capito bene. Quando è che potete trasmetterla? La nostra favola, se tutto va bene, la facciamo nel terzo tempo di questa sera, quindi okay, fra una ventina di minuti. Ti ringrazio Luciano, così grazie. Mi lasci il tempo di avvisare anche i miei amici. Va bene, tu chiama tutti sintonizzati, sì. Su Rete 7, perché arriva la nostra favola. Ragazzi, adesso dobbiamo farla per forza, nella pubblicità la proviamo. Grazie, ciao, arrivederci, ciao. Un ciao. Abbraccio, un bacio. Non so, secondo me è convinto che io mi chiamassi Luciano, sì. Però va bene, non importa. Torna la musica qui con un brano, che bello quello, Nada, sì. Nada, amore disperato.
Cos'è, anni 80 questo, sì. Sì. Forse anche un po' prima. Regia, mi cerchi Nada, amore disperato, l'uscita, grazie. Sembra un angelo caduto dal cielo. Si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la sfruttano senza poesia. Tutti a casa! Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Lui una sera incontrò un ragazzo gentile. Quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Come fa? Lei ballerà tra le stelle accese. L'amore disperato, ah, 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 ah. 1983. Di vista disperata lo aspetta ogni sera sa sono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo, oh, oh. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando Nando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando Nando. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. Forte. Tutti. Scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore, l'amore disperato. E cerca, sì. 1983. Sì, pensavo prima. Pensavi prima? Pensavo no. Secondo 60. Me le sonorità erano proprio degli anni inizio anni 80 con questa batteria come quattro quarti. Alle quattro e un quarto? Adesso no, quattro quarti, non quattro e un quarto. Adesso vogliamo farvi sentire un brano che mi hanno richiesto in privato. Non mi oso mandare messaggi, non mi oso telefonare, però vorrei sentire un brano di Masini, un Raccontami di te. E quindi, visto che la base non c'era così bella, la vado a cantare col pianoforte, dedicatissima a Sonia. Benissimo. Enrico Peiretti. Che sono io? Raccontami di te. Se hai voglia ancora di parlare un po' di verità, stasera non può farmi male. Aiutami così, almeno a non dimenticare la vita che cos'è. Raccontami, raccontami di te. Respirare questi giorni soffocati.
solita allegria, vuoti a perdere sui prati della gente butta via questo tempo senza tempo che non ci accarezza mai dentro un labirinto di cemento. Questa fabbrica di eroi, raccontami di te, da quando mi hai lasciato solo, soffrendo più di me, spiccando il volo verso un'altra te, teneramente forte come sei. Insegnami a non vergognarmi mai, innamorarmi dell'amore, raccontami di te. Se sei riuscita a perdonare tuo padre che non c'è, non piangere, raccontami di te, di come riesci a sopportare questi eterni fallimenti di ogni splendida utopia, la processione dei rimpianti nel freddo dell'ipocrisia, questo vivere aspettando che qualcosa cambierà in questo indifferente giro tondo. Oltre questa libertà, raccontami di te, adesso che ti sei sposata, di quanta vita c'è in quel bambino che assomiglia a te, perdutamente bella come sei. Da questo sogno no, è un treno in corsa verso il mare, tu vivi là per me, amore mio, raccontami di te, amore mio, raccontami di te. Splendidamente questa canzone, bravo. Grazie. Vero. E se lo dice Bianchini, soprattutto dopo, cioè cosa sta succedendo adesso, visto che ieri è arrivata una richiesta molto 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 importante per voi, perché vuol dire che la vostra canzone è apprezzata ed è ascoltata. La dedichiamo a Bruno, La mia città, voce, questa volta facciamo proprio solo un cambio. Pianoforte Luciano Bianchini, voce Luciano Bianchini. Aspetta che ti metto, ti posiziono anche il microfono. Trattami bene il mio microfono, il mio pianoforte, mi raccomando, eh. Arrivo, metto anche l'eco, aspetta. Tra mille luci accese vive la mia città. Lei non conosce spese, vive d'eredità, coperta a volte dalla neve, si veste a festa di Natale, lei ama la pubblicità, che veste le sue nudità. La mia città sbadiglia un po' sonnata, stravolta da una notte scatenata. La mia città che non conosce bene chi ci sta, fa da capanna a mille cuori, ne dorme bene anche tra mille rumori. La mia città che cuore grande ha. Tra
tra sguardi ed indiscreti vive la mia città. Lei non ha pretese, sogna la libertà, sconvolta a volte da chi beve, ma sempre a lei resto fedele per il profumo che ama questa mia dolce città. La mia città sbadiglia un po' sonnata, stravolta da una notte scatenata. La mia città che non conosce bene chi ci sta, fa da capanna a mille cuori, lei dorme bene anche tra mille rumori. La mia città che cuore grande ha. Luciano Bianchini per voi, musica e testo Luciano Bianchini, Alessia Chelucci. Che cuore grande ha. E adesso noi andiamo a leggere i vostri messaggi che sono arrivati al 348 80 40 254 senza eco. Bravo dottor maestro. Bravo Bianchini, che emozione sentire questa canzone sempre. Sì. Siete sempre grandi, non perdiamo una vostra puntata. Luciano sei forte, un saluto a tutti dai nonni di Flaminia. Grazie, grazie Flami, grazie a tutti, grazie, voi. Grazie. Tanti auguri Marzia. Da Valdemara e Giovanni, auguri anche da parte nostra, Marco. Certo, 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 abbiamo fatto. Sì. Ciao a tutta casa Peretti, tantissimi complimenti per la vostra bravura, la vostra simpatia ed un grazie per la compagnia quotidiana che regalate. Un saluto da due vostri nuovi spettatori, Andrea e nonna Clara da Pinerolo. Ciao ragazzi! Grazie! Benvenuti nel team, benvenuti. Serata come sempre stupenda, bacio a Luciano Alessia, grazie, grazie, grazie mille, grazie. Grazie. Ma c'è un cuoricino anche per te. Ma che bello. Bravissimo Luciano, dalla pelle al cuore. Ciao a tutti, Maddalena. Grazie Maddalena, ti ringrazio molto. Grazie Maddalena, bravissimi come sempre. Salutissimi da Tony, dalla Liguria. Grazie. Un saluto anche a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando dalla Liguria. Ciao ragazzi, sono sempre Samantha, vi mando un abbraccio, siete proprio belli e bravi, grazie. Grazie Sani, grazie. Grazie di cuore. Luciano, noi ti stiamo guardando ma aspettiamo una tua dedica. Un abbraccio Tania e Giorgia, grazie. Sì, sì. Wow, 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 bello, 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 bello. Ci sta, Un saluto da Simona da Nichelino. Ciao Simona, ciao. Buona serata, buon divertimento, buon weekend a tutti questo. Da San Benigno Canavese, buona serata ragazzi. Merci beaucoup. Grazie anche a voi. Ciao Enrico, Alessia e Luciano, qualche giorno fa ti avevo chiesto Fear on the Dark, se non puoi tutto il pezzo visto che c'è Luciano con la chitarra e lui la conosce di sicuro, mi fai sentire solo un pezzetto con la chitarra, grazie Diego d'Asti. Guarda, me la guardo un attimino con calma. Luciano sarà di nuovo qua martedì, adesso dobbiamo andare a cercare la nostra favola per, per il nostro amico a casa, pubblicità, noi andiamo qui in internet, vediamo se c'è qualcosa, ma tre minuti torniamo e torniamo alla grande. Grandi canzoni, pubblicità. Luciano, devi studiare. Per di più la mia città, dovevamo anche dedicarla a Bruno, perché era il suo compleanno, ieri era il suo compleanno. Auguri Bruno, città, auguri. Quindi, augurissimi. Adesso altra richiesta, altro giro, altra corsa, la nostra favola. C'era una volta un bianco castello fatato, grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, io ti amavo, tu eri la mia regina ed io il tuo re. Mai, mai, mai
un giro, dai. Mai, mai, mai ti lascio. Mi sembrava essere la proloco di dedicami solo Zanzan, ultimo mentre stai giro, guardando questo eccolo video. Qua, io direi che per averla provata un secondo nella pubblicità. Sì, infatti è partito anche la pubblicità di YouTube. Eravamo proprio, abbiamo cercato la base su YouTube e si è capito. Andiamo avanti con la musica. Vogliamo sentirvi tutti adesso cantare, ma proprio tutti. Ricordiamo che siamo dal vivo. Se volete telefonarci 011 0601 741, noi siamo qua per voi. 348 80 40 254 per i messaggi. Ricordiamo che se vi siete persi qualcosa di questa puntata, magari siete arrivati tardi, c'è la replica alle 23:30 precise. Questo brano lo dedichiamo a Tania e Giorgia, era in repertorio. Bravo. Il mixer non so dove è finito questa sera. Vabbè. Non importa, va bene. Ehi Siri, ricordami che magari devo cambiare un mixer dei tre. Sì, ma me lo ricorda, lunedì mi dice sei pronto a spendere soldini? Vabbè, c'è Event Sound. Andiamo avanti con la musica. Arriva un brano. Io direi, a me piace molto quello.
te la senti o preferisci, che andiamo su nostalgia? Che vuoi fare un pezzo, dai, un pezzettino in inglese, dai. Bello, perché cantiamo poco in inglese qua in casa Peretti, anche perché io devo dire che pensiamola solo un pochino. Sì, certo, però prima una telefonata. Vado a rispondere. Prego, col vostro permesso, Bianchini, prego. Permesso. Permettiamo. Pronto! Stanno prendendo i dati, quindi prendiamo un po' di tempo. Ricordiamo, abbiamo ricordato della replica, ricordiamo che lunedì ci sarà anche un amico nuovo qui in casa Peretti, uno scrittore. Wow. Uno scrittore, un mio amico che ha scritto un libro e ci parlerà del libro. Però benissimo, non diciamo di più, diamo l'appuntamento sempre lunedì dalle 20 alle 21 in diretta. Pronto? Pronto? Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera e benvenuta. Ciao. Chi sei, da dove? Io chiamo Gabriella. Ciao, come ti chiami? Marina. Ciao. Volevo Marina. Dirvi solo, farvi Benvenuta. Un saluto e dirvi che siete bravissimi e mi fate molta compagnia. Grazie. 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 Grazie a nome di tutti. Grazie anche a voi. Grazie a voi. Ciao. Hai buona qualche serata, richiesta? Ragazzi. Vuoi fare qualche saluto? Grazie. No, volevo salutare voi. Grazie. Grazie mille. Va bene, della compagnia. Un abbraccio. Ciao. Grazie a voi per trascorrere quest'ora della vostra vita in nostra compagnia. Cara Chelucci, visto che mancano esattamente 4 minuti, non posso farti un brano che dura solo 2, altrimenti non avrebbe senso. Lo salviamo il brano, prometto che What a Wonderful World lo facciamo la prossima settimana. Anzi, ne mancano 3, non importa, andiamo con questo che, insomma, stiamo in Italia. Dai, dai a casa, su con le manine tutti! Quel nodo in gola che mi assale, che cos'è? Sei qui con me e questa assurda solitudine. Ciao Giacomo! Ciao Silvana! Ma che cos'è se per gli aironi vola sempre libertà e che per noi, ciao Livio, invece c'è qualcosa dentro che non va. Vai lontana e perdi un po' di ciò che sei. E poi perché un'avventura balla solo per mezz'ora? Mentre si va, quel dolce tarno all'improvviso tornerà. Tornerà. Nostalgia, canaglia. Ciao, ci vediamo lunedì.